tutti bambini, benvenuti! Sono Biancaneve! Sono così felice di vedervi tutti! Ecco a voi un altro video di Once Upon a Story, il secondo in italiano. Spero che tutti abbiate visto la mia amica Rapunzel leggervi una storia. Se non l'avete vista, mi raccomando, andate a vederla, è molto brava! Oggi vi leggerò la mia storia, Biancaneve. Vi mostrerò il libro ora che vi leggerò. Eccolo qua, Snow White. Sì, sono io, Biancaneve. Prima che iniziamo a leggere il libro, volevo mostrarvi un paio di regali. È stato il mio compleanno a marzo. Ovviamente non abbiamo potuto celebrarlo, ma non fa niente. Ho ricevuto dei regali molto molto belli. I miei amici nani mi hanno regalato questa bambola bellissima. Vediamo se la riconoscete. Sono io! Sì, Biancaneve, guardate, è perfetta! Ha anche il fiocco rosso, come me. Mi piace molto, molto molto bella. Durante questo periodo che tutti siamo stati in casa, ho passato le mie giornate a fare puzzle. Mi piace molto fare puzzle, specialmente quelli grandi da 1000 pezzi. Il mio principe azzurro me ne ha regalato uno per il mio compleanno. È bellissimo e volevo mostrarvelo. Eccolo qui. Ci sono le principesse, la maggior parte di loro. E guardate qui, ci sono io. Mi piace molto, è molto molto bello. Adesso è ora di leggervi la mia storia, ok? Quindi mettetevi comodi e iniziamo! E ci vediamo dopo, ok? Ciao ciao! C'era una volta una bellissima principessa chiamata Biancaneve. Aveva la bocca rossa come una rosa e la carnagione bianca come la neve. La sua cattiva matrigna, la regina, temendo che un giorno la bellezza della principessa superasse la sua, vestì la piccola di stracci e la costrinse ai lavori più pesanti. La regina possedeva uno specchio magico, a cui rivolgeva sempre la stessa domanda. «Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?» E lo specchio rispondeva sempre, «Sei tu la più bella del reame, o mia regina!» Ma un giorno lo specchio rispose che Biancaneve era la più bella del reame, facendo infuriare la matrigna cattiva. Nel frattempo Biancaneve cantava, continuando le sue faccende domestiche. Un principe che passava da quelle parti sentì la sua splendida voce e cominciò a cantare con lei. La principessa scappò timida nel castello, ma poi decise di affacciarsi al balcone e di regalare al principe un bacio tramite una bellissima colomba bianca. Gelosa più che mai, la regina incaricò un suo fedele cacciatore di condurre Biancaneve nella foresta, ucciderla e di portarle il suo cuore in uno scrigno. Il cacciatore non ebbe il coraggio di uccidere la dolcissima principessa. Così le disse di nascondersi nella foresta e di non tornare mai più a palazzo. Biancaneve corse via spaventata e si rifugiò nel bosco buio. Per fortuna incontrò gli animaletti della foresta che le mostrarono una piccola casetta lì vicino. «È permesso?» la principessa chiese entrando, ma nessuno rispose. Biancaneve vide 7 sedie piccoline e pensò che i proprietari di quella casa fossero 7 bambini, e bambini molto disordinati. Poi si rivolse ai suoi amici animali. «Puliremo questa casa e faremo loro una bella sorpresa!» Dopo aver spazzato, lavato e preparato la cena,
La principessa si appoggiò su 3 lettine al piano di sopra e si addormentò. Arrivata la sera, i proprietari della casetta rientrarono. Erano 7 nani che lavoravano nelle miniere di diamanti. Appena aprirono la porta, notarono che la casa era stata pulita e la cena sul fuoco era quasi pronta. Cominciarono ad ispezionare le stanze in cerca di un intruso, fino a che non trovarono Biancaneve al piano di sopra, addormentata. La principessa si svegliò ed i nani le chiesero chi fosse. «Sono Biancaneve», rispose la fanciulla, e raccontò loro la sua triste storia. I nanetti, commossi, la invitarono a restare con loro e si presentarono. Erano Dotto, Gongolo, Eolo, Pisolo, Mammolo, Bruntolo e Cucciolo. Quella sera i nani organizzarono una grande festa per Biancaneve e la principessa riuscì per un po' a dimenticare la sua matrigna cattiva. Nel frattempo a palazzo, la regina scoprì, grazie all'aiuto del suo specchio magico, che Biancaneve era ancora viva e che il cuore che c'era nel suo scrigno apparteneva ad un animale. Il suo fedele cacciatore l'aveva tradita. La regina infuriata creò una pozione magica che la trasformò in una vecchia mendicante. Poi avvelenò una mela destinata alla principessa. Un solo morso e sarebbe caduta in un sonno profondo. L'unica sua speranza di salvezza sarebbe stato il primo bacio d'amore. Il giorno dopo, la regina, vestita da mendicante, si recò nel bosco e, assicuratosi che la principessa fosse sola in casa, le offrì la mela avvelenata, dicendole che un solo morso avrebbe fatto avverare tutti i suoi desideri. Biancaneve addentò la mela e cadde a terra in un sonno profondo. La regina cattiva cominciò a ridere a squarciagola. Intanto gli animali del bosco erano corsi ad avvertire i nani che stavano lavorando nelle miniere. I nani si precipitarono ad aiutare Biancaneve e videro la strega scappare dalla loro casa. Così la inseguirono fino alla fine di un profondo burrone. Scoppiò un terribile temporale e un fulmine fece precipitare la regina dalla roccia. Nessuno la vide più da quel giorno. Quando i nani tornarono indietro e videro la principessa a terra, iniziarono a piangere disperati. Biancaneve era bella e candida anche adesso. Così i nani decisero di costruirle un'urna di cristallo e oro e la posero nella foresta, dove vegliavano su di lei giorno e notte. Un giorno passò di là un principe, lo stesso che era rimasto incantato dalla bellezza della giovane tempo prima. Aveva cercato in lungo e in largo per ritrovarla. Scese da cavallo, le si avvicinò e la baciò. Era il bacio del vero amore che ruppe l'incantesimo e Biancaneve si svegliò. I nani e gli animali della foresta esultarono felici. Il principe prese Biancaneve nelle sue braccia e da allora si sarebbe preso cura di lei. La principessa salutò i suoi amici nani, promettendo di andare a far loro visita presto. Così il principe condusse Biancaneve al suo castello, sul suo cavallo bianco. Lì si sposarono e vissero per sempre, felici e contenti.
un comportamento da principessa. Mi dispiace, ho un po' fame. E quindi ho visto questa mela e volevo mangiarla. La mangerò fra poco. Anche perché volevo dirvi che c'è questo odore buonissimo. Dalla cucina. Sapete cos'è? Sto preparando una torta di mele per i miei amici nani, per ringraziarli per il loro regalo. Guardate, penso che sia pronta, quindi mi sa che ora devo andare. È stato un piacere stare in vostra compagnia, grazie mille per aver guardato il mio video e spero che la storia vi sia piaciuta. E spero anche che ne avremo tanti altri in italiano. Quindi da Biancaneve è tutto e ci vediamo la prossima volta, ok? Ciao a tutti!